Salve e bentornati su Game Hug con Homefront, che non è The Revolution. Oh, e adesso finalmente posso sparare bene. Però cambiamo una cosa, perché ho che tengo premuto il tasto per mirare, invece vorrei premerlo. Vabbè. E niente. Va bene, allora ammazziamo queste persone. Qua non posso andare. Qualcuno dia un ciuccio a quel moccioso. Salvate il mio bambino. Tranquilla, signore. Fanno pure i buchi nelle pareti? Ma penso ci fossero già, penso facciano parte della mappa, diciamo così. Ah, i gas. Non era un nome, gas. No. Cavoli. Se devo uscire di qui. Sì. Restare qui. Avanzare. Ok. Nascondetevi là. Vi torneremo a prendere quando sarà finita. Un contrahopper. Non so che fare. Tampone la ferita. Qui. Ci serve il Goliath. Hopper non è. Dove diavolo è? Quello di Stranger Things. Dov'è il Goliath? Mi sembra. Il Goliath è sul retro. Il tracciatore è nel mio zaino. Laggiù. Sta morendo dissanguato. Ascolta, è un drone da combattimento semi-autonomo con navigazione e calibro 50. Sono figo. Abbatti quei veicoli. Trova l'obiettivo e spara. Abbatti quei veicoli. È andato. Hopper, muoviamoci. Ah, non lo posso pilotare. Faccio solo così. Vabbè. Bello, bello. Seguiamo il Goliath. Vai. Ok. Headshot. Olè. Mamma. Hanno bombardato. Ieri pomeriggio l'EPC ha fatto incursione a Montrose, Colorado. L'obiettivo sarebbe dovuto essere neutralizzare importanti bersagli civili, ma la risposta alla ribellione è stata tutt'altro che misurata. Sangue innocente ha macchiato Main Street.
Hanno sparato ai vostri cari come ad animali. Primo. Pare che una cellula della resistenza di Montrose sia fuggita dopo una sparatoria in un quartiere della zona. Speriamo che quei combattenti abbiano raggiunto una delle loro zone sicure nel mare delle periferie abbandonate. Noi, in ogni caso, continueremo a lottare. Non credete ai media controllati dai coreani. Siamo la porta sulla verità, siamo la voce della libertà. Ok. Buongiorno Montrose, state ascoltando KPIR su 88.3 FM. Ecco le notizie dell'ultim'ora. 24 civili americani sono morti in seguito a una sparatoria causata da un gruppo di insorti. Le autorità dell'EPC cercano Connor Morgan. Dannata propaganda. È Connor Morgan che è quello che mi ha salvato. Hai riaperto gli occhi. Ne hai prese più di quante ne potrei sopportare. Vieni fuori quando te la senti. Ti mostro i dintorni. Seguiamolo. Il pilota è sveglio. Partiremo quando torna la prossima pattuglia. Andiamo. Benvenuto nella tua nuova casa, il nostro pezzetto d'America. Ci siamo riuniti per fondare questo posto, è la nostra comunità. Non sarà il futuro che sognavamo, ma almeno siamo liberi. Da fuori sembra un altro fallimento suburbano, ma qui dentro ci siamo costruiti un rifugio sicuro. Quindi siamo in America, anche se ci sono i coreani, giusto? Recinti, tanti alberi e un telo mimetico. Questi sono costruiti una casa come se fosse in America. Ah, ma non ci sono i sottotitoli, un attimo. Gioco, sottotitoli, eccoli qua. Ok. Dobbiamo fare attenzione. Soprattutto adesso. Ok, passa Marianne adesso, sta preparando il parco giochi. Non li mette? Via Connor delle munizioni. Ah, sì, eccoli. Ciò che mangiamo lo coltiviamo. Laggiù raccogliamo l'acqua. Con i pannelli solari e i mulini a vento abbiamo energia a sufficienza. Me ne sono accorto presto dei sottotitoli, eh? È perché nei video ci sono, quindi non ci ho fatto caso. Ciao Sally. Ah, ciao. Nuovo drive-in. Ora siamo pronti a partire, giusto? Non ne posso più di stare fermo qui. Non abbiamo molte possibilità di prendere quei tracciatori e non dovremmo stare qui a cazzeggiare. Tocca a me. Se lo facciamo bene non perderemo nessun altro. Hopper non tarderà ad arrivare. Ci vediamo alla galleria. I bastardi avranno ciò che si meritano. Connor è l'uomo giusto da avere in battaglia. Guarda pure in giro. Ci vediamo fuori. I bambini... Che posso guardare in giro? Ah, collezionabili. Ideologia. Non so. Creata da Kim Il-sung sulla base del marxismo-leninismo, l'ideologia, quello va tra pesca, dell'autosufficienza, nasce negli anni 60 per frenare eventuali ingerenze delle grandi potenze comuniste. Tesa a dotare la Corea del Nord di una politica estera indipendente, di un'economia autosufficiente e di una salda posizione difensiva, ha consentito la creazione di un regime dispotico sotto il controllo assoluto di Kim Jong-il. Ok. Pronto? Dobbiamo sincronizzarci con le pattuglie coreane. Così avremo più tempo. Presentati pure agli altri. Ti aspetto dall'altra parte del cortile. Sì, penso siamo in America comunque. Con questa riccia trasmittente potremo ascoltare le comunicazioni coreane.
so quanto preavviso ci sia, ma è sempre meglio che niente, no? Parliamo con questo. Sei il pilota di cui parlano tutti. Ho sentito che hai rischiato grosso. Parliamo un po' con tutti. Chi è quello? Eh? Un pilota. C'entra col piano di Bunker San Francisco. Vedevo che mi rende nervoso. Oh, salve. Benvenuto all'Oasis. Opera, sistemato questo impianto, così non devo più portare l'acqua. Ci posso arrivare lì? Sei solo di passaggio, giusto? No, mi sa di no. Proviamo da qui? No. Che fanno qui? Mungono? Queste capre mangiano. Ok. Andiamo, andiamo. Hey, Bond, qui Open. La ronda è passata. Ci vediamo all'uscita del tunnel. Ok, ci muoviamo. Forza, Jacobs. Era ora. Ascolta, ci serve il tuo aiuto. Siamo in pochi e la missione di stasera è tocca. L'equipaggiamento che cerchiamo ci spianerà la strada per il futuro. Loro saranno di più e meglio equipaggiati. Avevo letto ci spianerà un'altra cosa. Lasciamo perdere. Non mi fai scendere? Oh, grazie. Se vi piace questo gioco, poi posso portare anche Spec Ops The Line, che è molto carino, anche quello di un gioco di guerra, però non è profondo tanto quanto questo. Cioè, non è che questo sia profondissimo, però tratta un tema che potrebbe aiutare a chi magari studia storia. O comunque interessare. Magari se non vi va di giocare il gioco vi leggete il libro, anche se lo devo ancora leggere, quindi non so se posso consigliarlo o meno, però l'inizio tratta queste cose qui. Quindi... Hey Jacobs, ottimo lavoro, grazie dell'aiuto col Goliath. Tieni tu il tracciatore, ci hai fatto la mano ormai. Rihanna conferma che la cellula Garnison ha consegnato furgone e mortaio, ma c'è una torre di vedetta tra noi e il parco giochi. Perché non l'abbiamo eliminata? L'ultima ricognizione non c'era. Troveremo un modo per aggirarla. No, non possiamo lasciarne neanche uno. Come vedete, la Corea è andata avanti con la tecnologia. Collegato a un radar in banda calda. Il sistema Jacobs, di controllo. Tiragli una granata dietro e basta. Dobbiamo raggiungere la strada. Aspettiamo che passi il proiettore. Poi muoviamoci. Se ti punta addosso, vai al riparo e aspetta. Sono intelligenti, ma non così tanto. Vado per primo. Devo seguirlo? Sì. Vado. Non esiste la scivolata. Pensavo di sì. Jacobs, dovrei adattarlo tu questo. Che Jacobs sono io. Jacobs, balla sopra e abbattilo. Sopra? Dove posso salire? Non fermarti. Provo a passare.
ci siamo! Tiragli dietro una granata! Ok. Bella. Rihanna, abbiamo abbattuto una torre di vedetta a meno di 100 metri dall'uscita del tunnel. Resta lì. Ok, a presto. Aprila però la porta, per favore. Pronto? Oh. Un po' tardo. Cammina piano. Dai un'occhiata. Avevi detto che la ronda era passata. Eccoci. La prossima è prevista fra 6 ore. Sono in anticipo allora. Se dobbiamo atterrare, facciamo presto. Perché possiamo sorprendere. L'uomo sul tetto sarà loro. Jacobs, è tuo. Al tuo sparo, andiamo. Forza, fallo fuori. Ti stiamo aspettando. Dai, spara. Facciamo un headshot. Ti stiamo aspettando, spara. Voglio fare l'headshot, buoni. Datemi tempo. No! Questo si è spazientito, è andato lo stesso, no? Stupendo! Stupendo! Di solito ti aspettano nei giochi. Cavoli. Oh, chi è? Cambiamo arma. Dobbiamo sgombrare la casa, ti copro io. Vediamo se questa posso raccogliere più munizioni. No. Ok, teniamoci casa, questa. Occhio agli angoli. Andate qui. Abbio caricatore. Dentro. Che mira schifosa. Vabbè. Era lui. Hanno mandato la ronda non appena la vedetta è andata offline. Ero io a fare la ronda nel quartiere. No, non ci sono collezionabili. Di qua. Almeno in questo pezzo intendo. Ovviamente li abbiamo già presi prima. Brooks ha uno strano umorismo. L'EPC non deve trovare questo posto, giusto? Certo, ora attacchiamo noi. Se il raid di stanotte va a segno, quei bastardi avranno di che occuparsi per un bel po' di tempo. Dentro. Siamo noi, non sparate. Boom, tutto ok? Sto bene. Mi manca solo un po' il fiato. Ok, questa è Rihanna. La Gunnison ha portato i caricatori per i mortai. Sì, ma sono inutili. Ci hanno mandato quelli sbagliati. Non è vero. È fosforo piatto. Non così. Cosa? Tu sapevi di tutto questo? Se mi tocca sentire adesso, stiamo combattendo. La torre di vedetta mi ha preso. Chi è? Un sacco di sangue. No, lui. Dobbiamo. Stai calmo. Facciamo noi. Hopper. Ha ragione, risparmia energie per San Francisco. No, non è Hopper. Chi è? Come si chiama lui? Boone, buongiorno. Boone. Prendi questo. È il mio distintivo. Trova anni. Penserà lui a voi. Io porto Boone a casa. Povero Boone. Ragazzi, fate attenzione. Ci saremo. Non farti fermare per strada. Ma un giornale? Un collezionabile? No. Spero che ce la faccia.
credo sia la prima volta che si fa sparare. Lo so, era per dire. Starà bene. No. Devono essere le armi che Brooks ci ha promesso. Jacobs, scegliene una. Aspettiamo fuori. Dai, teniamoci questa, ma c'ho poche munizioni. Va bene questa, dai. Ah, parco giochi. Ho capito ora. Ci siamo quasi. Il campo di lavoro è in fondo alla prossima strada. Beh, qui non mi metto a controllare ogni angolo per vedere i collezionabili, sennò ci stiamo fino a domani. Poi entriamo dalla porta sopra. Avevi detto poche guardie. Seguiamo il piano. Fatti sentire tra tre. Vado avanti! Ora, vai! No, ma è a raffica! Tremendo, non lo voglio a raffica, aiuto! No, scappa. No, sono traumatizzato dalle granate che mi hanno lanciato su Days Gone, che si beccano a un chilometro di distanza praticamente. Devo girare intorno, capito? No, quando è qui non si può. Aggiriamola e troviamo una postazione elevata. Ora cambio arma. Aggiriamola. Cavoli. Aggiriamola. Possiamo passare per i cortili sul retro. Finestra al secondo piano. Di qua c'è un vicolo dietro questa casa. Cavoli. No, non ci credo. Jacobs, qui dentro. Scusatemi di nuovo. Sotto tiro. Di qua c'è un vicolo dietro questa casa. Vai, ci siamo tornati finalmente. Presa! Finalmente al punto giusto. Possiamo passare per i cortili sul retro. Copritemi. No. No. Adesso da dove mi fa tornare? Ok, da qui. Va bene. Io odio le granate, le odio. Bella, bella quest'arma.
No, nessuna munizione più. Guardatemi le spalle, ricarico. Forse è il massimo. Come lo distruggo? Ce l'ho la granata? Cioè sì, ce l'ho, però come la lancio così? Ok. Abbiamo la loro attenzione. Verso il tunnel di rifornimento. Dobbiamo sparire prima che si organizzino. Ok. Di qua. Mi fate passare? Te ne vai? Sei tremendo. Qua, collezionabili. Il piano sembra funzionare. Mandano una squadra no. Di interventi. Odio questo. Le persone qui dentro erano medici e avvocati. Ora lavorano in miniera. L'ultima volta qui ho visto il mio dentista. La via dovrebbe essere libera. Via i fucili, non dobbiamo farci nulla. Nel cassonetto. Tenete l'arma personale. Prima troviamo armi, prima usciamo. Bene, disperdetevi e chiedeteci. Che armi? Tra l'altro io avevo capito, prima troviamo armi, le armi. Invece, ovviamente non avrebbe avuto senso. Ehi, cerco un tizio di nome Arnie. Cazzo, Arnie è di dietro, oltre la strada, sull'impalcatura. Se vi beccano, io non vi ho mai visti. Cosa volete? Sai, dovresti prima di saldare i condensatori. Non è abbastanza che debba spezzarmi la schiena per il cibo? Ehi, scusa, volevo solo aiutare. Sono computer, fammi vedere. Sì. Dobbiamo trovare armi. Non ho detto essere dietro. Là sopra dovrebbe stare? Venuto alla visione coreana dell'America, Jacobs. Pare un paese forte. Oh mamma. Oh mamma. No, direi che non è un paese florido. Puoi passare tu? Passa, ma passa! Che cavolo. Non è possibile che mi fai così, le finte. Tenete alla larga quello stronzo d'un coreano. Sono americano. Sono nato a Oakland, cazzone. Che cazzo se ne frega dove sei nato? Tu e la tua razza siete solo merda. Cammina. Come hai detto, scusa? Ci controllano sempre. Ehi, hey, ehi, capo. Hai da mangiare? Ho fame. Ti prego, non mangio da giorni. Mi va bene tutto, davvero. Ti prego. Non ho cibo, ora vado. Mi pare che mi porto il cibo in missione. Sì, una bella barretta proteica. Me ne porto 120 di barrette proteiche. Così sicuro non ingrasso, no? No? Ehi, cerco un tizio di nome Armi. Fanculo. Hai sentito nominare? Piantala ora. Mostragli questo e digli che Boone ci ha mandati qui. Ehi, Connor, rilassati. Dov'è Boone? E chi è quello nuovo? Il piano è cambiato. Puoi farci entrare nel deposito. Sì, negli edifici amministrativi. No, no, dobbiamo accedere al deposito veicolo. I radiofari devono essere lì vicini. Sì, sì, posso farvi entrare, ma dovete starmi vicini e fare come vi dico. Seguitemi. Ok. Grazie.
è lui Armin. La mia famiglia. Okay. La resistenza si ricorda degli amici. Lo spero, ho una figlia giovane. Alle ragazze capitano cose orribili in questo posto. Insegnale a sparare. Anche le donne hanno molto per cui lottare. Sei fuori? La mia bambina non si unirà mai alla resistenza. Vai, il parco giochi. Più guardi. Già l'ho sentito arrivare, sono scappato. Che cazzo è? Un'area di attesa per gli autobus, un posto dove aspettare prima del turno alle miniere di scisto. È aperto, non serve una chiave. Nessun problema, ci ho pensato io. A questo serve un infiltrato, no? Passate tutti. Io sempre per ultimo, mi raccomando. Nessuno si muova! Oh mamma. Era una trappola. Ho dei figli e mi hanno fatto una buona offerta. Non ho potuto aiutare. Rassegnatevi, i coreani hanno vinto, è finita. Ah, gli ha sparato così. Rischiando di colpire me, come ti permetti? Ok. Siamo circondati! Sali le scale e abbattili! Ok. Guarda con te incastrato questo nemico. Siamo flancati, abbatti i mitraglieri. Quanti ce ne sono? Non finiscono più. Siamo bloccati! Abbatti i mitraglieri! Ho bisogno di una mano! Ok. Adesso spara questo. Headshot! No, la granata. Ok. Tutto bene. Ora mi sdraio. Liberiamo quella casa. Forza, quei radiofari sono là dentro. Okay. Fanculo ad armi. Quello non mi è mai piaciuto. Quei radiofari saranno qui da qualche parte. Radiofari trovati! Allora via da qui, presto! Rihanna, è fatta. Ci vediamo sotto l'autostrada. Sto arrivando! Tu riposa, ma se la caverà! Taglieremo per il campo da baseball. Forza, è poco più avanti! Tieni tu i radiofari, Jacobs. Quelle autobotti saranno in città solamente per un paio d'ore. Le marchiamo prima che escano da Montrose. Prendiamo un elicottero e le seguiamo. Ora sai qual è la tua parte del piano. Ok. Ancora poco. Andiamo avanti. Che sta qua? Pronto? Andiamo? Ok. Torniamo indietro. Non ci credo. Che cazzo. Ci guardate il fosso come maledizio. Ah, erano persone. Cavoli. Vedete, figli di puttana, bastardi.
Morite. Vedete, state dietro agli spalti. Poterci gettare in un partito. Dobbiamo battere le vedette. No. Che cioè, come si fa? Come si fa a non pensare che Game Hag è stupendo, è bravissimo. Ah, ok. Mi ha portato avanti. Vedete, state dietro agli spalti. Quanto ci mette a ricaricare, vediamo un po'. Nemmeno troppo. Pensavo un po' di più. Dai. E ricarichiamo. Aspettiamo che passi la luce. Intanto ammazzo questo. Corri, corri. Ok. No, 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 no. Ok. Tieni quegli autobus tra te e la torre. Ma chi è? Non... Ok. Infatti non pensavo mi uccidesse quella granata. Ero riparato. Cavoli, questa granata mi becca. Ok. No. Dietro l'angolo, prepara una granata. Ora vado. Ah, non era quello che dovevo distruggere. Il serbatoio di gas dietro la torre. Ok. Perfetto. Lanciale una granata dietro. Ok. Bene. Sono tutti morti. Sei contento adesso? Adesso sì. Dai un attimo. Cazzo, era vero, non fosse comuni, era vero. Non c'è niente da dire. Erano realtà. Ora che si fa? Entrate. Cosa? Entrate. Hopper, ora! Yeah. Dai, Hopper, tieni su, arrivano! Sì, ma fate passare anche no. Me? A terra! Cosa? A terra! Fate... Ah, con esso. Ok. Ora! Qui si fermano. Respira, ragazzo. Trattieni il fiato. Udo De, Antumon. Se ho visto, ci sono un ragazzo. Oh mamma. Ammazza, che fortuna. Hanno beccati. Connor, dove siete?
Un amico con buoni contatti nella resistenza mi ha portato queste foto. Come tutti sospettavo, no. Sapevo che queste atrocità stavano accadendo, ma le prove sono così raccapriccianti da sembrare surreali. Dobbiamo essere grati per queste prove, perché rivelano un nemico che vuole disumanizzarci. Possono buttare i cadaveri nelle fosse, ma non seppelliranno mai la nostra resistenza. Se quelle bocche mute si riempiono di terra, parleremo per loro, e il mondo saprà la loro storia. I morti hanno un nome se lottiamo per la loro memoria. Questa terra tornerà nostra. Anche ora, la resistenza pianifica attacchi per espugnare una delle nostre città più grandi. È la voce della libertà che vi saluta. Va bene. Questa era la storiella di oggi. Noi ci vediamo sempre martedì prossimo con un altro video su Homefront e venerdì con un video su Little Nightmares. Non mi viene mai il nome. Ciao!